Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente di Fortran, COBOL e CPM per Commodore 64, Apple II Plus, Apple II e Apple IIc. Dunque, andiamo con ordine. La linea Commodore 64 fu un ottimo home computer, la stragrande maggioranza degli utenti lo usarono probabilmente con un registratore per farci girare videogiochi e basta. Il Commodore 64 aveva un chip audio e video dedicati che lo posizionarono ad una spanna sopra gli Apple II in termini di qualità audio e velocità negli sprite. Commodore 64 era una macchina che poteva processare anche vari linguaggi, andando a soddisfare le esigenze dei propri utenti che potevano necessitare di un aiuto nello studio. Anche gli Apple II, gli Apple II Plus, ancora di più Apple IIe, gli Apple IIc, oltre che home computer, furono addirittura macchine che trovarono una buona accoglienza anche nel mondo business, nelle piccole e medie aziende ed artigiani, sino all'avvento di MS-DOS. La generazione dei baby boomers, ossia tutti quelli nati tra il 1960 e il 1970, ossia il boom demografico che accadde in Europa e nel mondo in linea generale dopo la fine della seconda guerra mondiale, ecco, furono tutti i primi soggetti che iniziarono a sperimentare gli home computer. Per cui accadde che nei primi anni 80, quando la ricaduta tecnologica delle missioni Apollo sulla Luna iniziò a sfornare elettronica di consumo, l'informatica, che prima era una cosa misteriosa e sconosciuta che appariva sporadicamente nei film di fantascienza, iniziò invece a permeare anche le case delle famiglie e poi perfino la scuola. Ora, occhio e croce, a spanna molto larga, ecco, sino alla metà degli anni 80 quelli che facevano il liceo classico non studiavano informatica in Italia. Quelli che facevano il liceo scientifico studiavano il Basic e poi passarono al Pascal nel 1987 con la Turbocata. Quelli che studiavano all'Istituto Tecnico Commerciale prima studiavano il Basic, poi passarono al Pascal nel 1987 con la Turbocata. Quelli che facevano liti studiavano il saldatore e poi studiavano il COBOL, il Fortran e il CPM. Successivamente passarono anche ad MS-DOS. Oggi Linux e il C++ dominano molto probabilmente gli argomenti dei sistemi operativi e linguaggi di programmazione. C'è però stato un tempo in cui anche per gli amici del liti, oltre che quelli che studiavano allo scientifico, quanto quelli che studiavano agli istituti tecnici commerciali come me, ecco, i computer ad 8 bit potevano essere importanti sostegni allo studio. In questo podcast ricorderemo rapidamente il perché. In descrizione trovate i links per scaricare e ricordare il Fortran e il COBOL per il Commodore 64 e il Fortran per Apple II, quanto il COBOL per Apple II. Andiamo con ordine. CPM, il Commodore 64 biscottone oppure il Commodore 64C, non lo poteva processare perché era una macchina chiusa. Se all'epoca si era interessati a poter processare il CPM su una macchina o un computer della Commodore, allora si doveva comprare un Commodore 128D. Oppure si poteva comprare un Apple II Plus, Apple II e Apple IIc e poi metterci una scheda di espansione CPM con chip Zilog 080. Ho fatto vari podcast a riguardo, tutti i link li trovate in descrizione. Se si era invece interessati al Fortran e al COBOL e si voleva risparmiare denaro, ecco, allora il Commodore 64 sarebbe stata un'ottima soluzione. C'erano infatti questi due linguaggi per il Commodore 64. Altrimenti c'era il Fortran per Apple II Plus, Apple II e Apple IIc. Il COBOL per Apple II non era disponibile in modo diretto. Ossia, era possibile accedere al COBOL per Apple II solo mettendo una scheda Zilog Z80 con CPM. Poi, avendo il CPM, allora si poteva accedere al COBOL. Era una soluzione indubbiamente più costosa e complicata di quanto non fosse comprarsi un Commodore 64. Ecco un'altra ragione del perché il Commodore 64 abbia un grandissimo successo. Non solamente per finire ad essere adoperato come una PlayStation,
ma probabilmente una larga fetta degli studenti dell'IT si comprarono probabilmente un Commodore 64, anche perché oltre ad avere un buon BASIC ci si poteva mettere con poco costo sia il Fortran quanto il COBOL. Ne vada Fortran for the Commodore 64, manuale Commodore, manuale che dice tutto, il link per scaricare, anzi ricordare, questo antico linguaggio lo trovate praticamente in descrizione. Sono 79 pagine, noi non lo guarderemo tutto, ci limiteremo solo a dare una sbirciatina praticamente all'indice per vedere praticamente cosa c'era, niente di più. Questo è un manuale 79, 80, 81, 82, 83, quindi no, praticamente non nuovissimo. Ecco, per il Fortran, ok, cosa c'era? Vediamo un po', ne vado a Fortran per Commodore 64 e quant'altro. È un sistema di implementazione molto potente, con un linguaggio estremamente potente. Ha un compilatore che lavora a disco e produce codice per 8080, 8085, Z80, che può essere, diciamo, eseguito alla massima velocità. Quindi praticamente era un compilatore che produceva codice che poi però doveva essere processato per altre, su altre macchine. Vediamo un po' cosa c'era. Eccolo qui, come iniziare il compilatore, linguaggio Fortran, la gestione dei numeri, poi abbiamo tutta una serie, diciamo, le espressioni, il controllo delle istruzioni, programma di istruzioni, vettori, sottoprogrammi, gestione dell'input e dell'output, poi introduzione al Nevada Assembly, addirittura operazioni e procedure con l'hardware, istruzioni, altre cose, una serie di appendici. Sono circa 79 pagine, se siete interessati il link lo trovate in descrizione. Quindi praticamente il Commodorino 64 ci aveva il Fortran. Andiamo a vedere oltre. Eccolo qui, COBOL per il Commodore 64. Questo era addirittura sul dischetto da 5 1/4, un manuale dell'Abacus Software, il link per scaricare questo lo trovate in descrizione. Ora c'è da dire due paroline su questo. Allora, innanzitutto i dischi da 5.25, ecco, sul Commodore 64 era come spararsi in testa, perché indubbiamente tutti quegli utenti che si comprarono il Commodore 64 con il disk drive scoprirono presto, a loro spese, che era meglio se si erano dati una martellata su un dito. Il disco praticamente a 5.25 della Commodore era lento e difettoso e si spaccava, e quasi certamente tutti gli utenti ripiegarono dopo essersi trovato il disk drive rotto, aver gettato i danari dalla finestra, ripiegarono su un registratorino Commodore. Quindi il COBOL per Commodore 64 su 5.25 c'era, ma era come non, quasi come se non ci fosse, perché praticamente se uno adoperava praticamente il disk drive, poi questo prima o poi finiva per perderlo questo linguaggio, perché il disk drive si spaccava. Comunque diciamo che praticamente il COBOL per Commodore 64 c'era. Questo manualetto sono 163 pagine. Andiamo a sbirciare rapidamente in sostanza il librettino arrivando all'indice, poi se vorrete potete andare a ricordare introduzione, COBOL in generale, il linguaggio, il COBOL 64, l'implementazione, varie istruzioni, capitolo 7, diciamo istruzioni ed operazioni, poi il capitolo 8 il main menu, poi una serie di appendici. E poi ok, va bene, qui niente da dire. Quindi praticamente il COBOL per il Commodore 64 c'era, però molto probabilmente quelli che hanno investito su questa soluzione si sono poi trovati, diciamo, becche bastonati, perché il disk drive Commodore 64 era difettoso e questo praticamente poi dopo in sostanza non ci facevano più nulla. Però comunque il Commodorino Commodore 64, il COBOL ce l'aveva, fosse stato su cassetta, ecco, questo problema non ci sarebbe stato. Passiamo oltre. Apple 2, Apple Fortran Language Reference Manual, eccolo qui, c'era praticamente per Apple 2.
E qui andiamo a vedere, era una soluzione decisamente costosa perché la roba di Apple è sempre costata un occhio e mezzo e quindi di conseguenza era decisamente una soluzione molto meno abbordabile di quanto si potesse trovare con il Fortran per quanto riguarda il Commodore 64. Comunque qui praticamente c'era prefazione, guida dei lettori al Fortran, i pezzi dei programmi in Fortran, il compilatore. L'istruzione del Fortran, tipo dei dati, espressioni, controlli, formattazioni, input e output con le relative operazioni, programmi, compilazione, linguaggio, bibliografia e appendici. Ora qui in particolare si fa riferimento ad una non ben chiara language card, però in pratica, in sostanza, forse questo poteva essere comprato solo se ci s'aveva una Apple Language Card dell'Apple Pascal, perché qui fa riferimento a dei compilatori, lo stesso compilatore dell'Apple Pascal, quindi non è ben chiara la cosa, quindi non saprei dire come soluzione c'era, ma indubbiamente era sicuramente poteva essere molto più costosa, un po' perché la roba Apple ha sempre costato un occhio della testa, un po' perché se forse si doveva questo girava solo. Se avesse girato, e non ho molto ben chiarito, non è molto ben chiaro qui nel manuale, se questo linguaggio avesse girato solo esclusivamente sopra la scheda di espansione Apple II Pascal Language, utilizzando il compilatore praticamente del Pascal, ecco, ci sarebbe stato da comprare anche la scheda Pascal che costava un occhio su Apple. Di conseguenza, ragione in più per andare a comprare un Commodore 64. Ok, per questa puntata è tutto, quindi a ricordare appunto che sostanzialmente questi computerini erano capaci di far girare, quindi Commodore 64, Apple II, anche Apple II Plus e Apple IIc, nonostante fossero computer ad 8 bit, erano capaci di far girare tantissimi linguaggi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.